Stessari si torna in campo contro il Crotone, una partita che si presenta da sola. È chiaro, le partite a giocare sono sempre meno, però siamo ancora in una fase in cui le partite sono importantissime ma non sono determinanti. Però la partita di domani è chiaramente una partita che ha un livello di importanza forte. Quanto sarà importante giocare senza guardare la classifica, perché insomma la situazione è abbastanza chiara e evidente, però immaginiamo che in questo momento forse conviene passare più 3 punti e non a tutto il resto. Ma io penso che noi abbiamo certe caratteristiche che dobbiamo mantenere senza farsi influenzare da niente e da nessuno, perché non penso che la nostra sia una squadra che può fare una partita diversa, attendista, senza cercare di imporsi. La mentalità che è venuta fuori in questo gruppo è questa, per cui sarebbe una forzatura, secondo me, estremamente dannosa cercare di fare una partita diversa. Una mentalità che a Brescia è venuta fuori in maniera importante, perché insomma, questi discorsi li facevamo magari anche prima della partita di sabato scorso, dove le risposte sono state molto positive. È una mentalità che ci ha ripagato tante volte, che volta ci ha fatto perdere partita al 92esimo, però questo fa parte del gioco, fa parte della normalità. Penso che tutte le squadre poi dopo 38 partite ci abbiano una partita o due su cui possono determinare qualcosa, ce l'abbiamo anche noi, per l'appunto abbiamo lasciato in pieno recupero punti importanti contro squadre che ci sono anche vicino in classifica, quindi quelli sarebbero stati punti da non perdere. Però è anche vero che questa mentalità ci ha portato a fare 70 partite da protagonisti in questo campionato. Però sembra molto libera adesso la squadra mentalmente, cioè si vede palesemente questa cosa, da 3-4 partite giocano con una libertà mentale diversa della fase centrale, del giorno di ritorno. Io secondo me nella fase centrale, del giorno di ritorno, noi non abbiamo avuto grandi problemi, se no il fatto è non capitalizzavamo l'amore di gioco che facevamo. Noi è un periodo difficile, magari siamo nella prima parte del girone di ritorno. E poi la squadra è tornata a crescere, è tornata a palleggiare, è tornata a imporre il gioco, e questo probabilmente in questo momento è stata un'iniezione di fiducia. Parliamo del Crotone, la possiamo definire una squadra per certi aspetti anche simile all'Empoli, cioè comunque la rivelazione del campionato, sia dello scorso campionato ma soprattutto di questo. Sì, è una squadra che in certe cose ci può anche somigliare, secondo me è una squadra forte, e lo sa, me la penso, te lo dissi prima della partita d'andata, è una squadra che ha dei giocatori fortemente interessanti, è una squadra che penso che tutti noi facciamo questo lavoro, ci piacerebbe allenare, perché la sensazione è che sia anche una squadra divertente da allenare, è una squadra pericolosissima, una squadra fortissima nelle ripartenze, squadra che ha delle folate di gioco quasi inarrestabili, e come tutte le squadre cercano di imporsi in questo modo, ogni tanto possono concedere qualcosa, quindi è una partita in cui ci saranno ancora momenti di sofferenza, qualche opportunità, e tutto lì, la capacità di passare indenni momenti di sofferenza e di andare a prendere l'opportunità che ci saranno sicuramente nella partita. Però è partita difficilissima contro una squadra che io reputo fortissima. Ma ti pare, il tuo collega ha parlato di te alla vigilia, a Drago, ha parlato bene, ha detto che Empoli ha una bellissima impronta di gioco. Ma guarda, io non ho neanche bisogno di parlarne bene, perché mi arrivò una scheda per votare il migliore allenatore della categoria, io ho votato Drago, quindi questo la dice tutta su come la penso di lui. Senti, non ti aspettavi questo tipo di campionato da parte del Crotone? All'inizio forse no, però dopo li ho visti 2 o 3 volte, la sensazione che fosse una squadra forte, veramente forte, io ce l'ho avuto. Quindi diciamo alla vigilia no, ma dopo qualche partita di campionato la sensazione che Crotone potesse fare un campionato di questo tipo io cominciavo a avere. Quindi la reputi anche insomma in questo momento l'avversario numero uno per la lotta alla promozione diretta? O vedi qualcun altro? Questo che... ci sono... Noi facciamo conti a volte in maniera banale, perché noi 2 partite fa eravamo 1 punto sotto alla Latina e in 2 partite siamo 4 punti sopra, quindi vuol dire che questo campionato ci può riservare di tutto. E quindi le squadre da tenere d'occhio sono ancora tante. E è chiaro, poi con il Latina abbiamo lo scontro anche diretto a favore e con il Crotone non lo sappiamo, quindi è chiaro in questo momento potrebbe essere l'avversario più pericoloso, però questo campionato ci ha insegnato che
noi ogni mese dovevamo combattere un'avversaria diversa, quindi vuol dire che i giochi probabilmente ancora non sono fatti e può venire fuori anche avversari diversi. Che tipo di Crotone ti aspetti? Per loro insomma l'Empoli vero non fa calcoli, però per loro la sensazione è che quella di domani sia una partita importantissima, perché se non vincono probabilmente il secondo posto può diventare molto difficile. Ma non lo so che Crotone aspettarmi, io quando li ho visti per mentalità ho sempre visto una squadra che cerca di giocare, che cerca di imporsi, che ha ogni tanto delle fiammate di 10-15 minuti impressionanti, quindi penso che quello sia il loro modo di giocare naturale. Penso ci siano in campo due squadre che cercheranno di imporsi, poi chi ci riuscirà lo dirà in campo, e probabilmente chi ci riuscirà non ci riuscirà nemmeno per tutta la partita, e ci saranno frazioni in cui si impone una squadra e frazioni di partita in cui si impone l'altra. Mancherà Laurini, è scontata la sostituzione con lo spostamento? No, non è scontata. Laurini per noi domani era un giocatore importante, certo, perché loro sugli esterni hanno giocatori fortissimi nell'uno contro uno, Laurini è bravo in questo, però la nostra mentalità è quella di fare la partita, quindi molto probabilmente la scelta sarà di conseguenza. Senti, ti volevo chiedere una parola su Croce e su Elamo. Croce è un giocatore importantissimo, noi 2 anni insomma l'abbiamo conosciuto e anche ricordato per quello che poi si era un po' perso dopo Arezzo, però mi sembra che nelle ultime partite sia mancata un po' di brillantezza da parte sua, e su Elamo ora sono 2-3 mesi che ce l'hai, volevo capire se è un giocatore che vede in progressione, se lo vedi importante per questo finale di campionato o magari no, non so. Sai, come lo vedo, se lo dicono le scelte che ho fatto, io a Brescia a 14° di secondo tempo ho messo Eramo come primo cambio, quindi vuol dire che in questo momento lo sto vedendo in grande crescita, è un giocatore in grande crescita, è un giocatore fisicamente finalmente comincia a star bene dopo aver fatto 6 mesi in cui aveva perso completamente condizione, e ora sono convintissimo che questo è un giocatore che ci può dare in questo finale una grande mano. Croce invece come lo stai vedendo? Ma sai, Croce è un giocatore di qualità, è un giocatore che può attraversare momenti in cui è meno brillante, pieda più difficoltà a saltare all'uomo, però è anche un giocatore difficile da decifrare, perché tante volte in panchina noi abbiamo avuto la sensazione di doverlo sostituire e nei 10 minuti successivi ha fatto benissimo, è un giocatore che è difficile da valutare anche durante la settimana, te l'ho detto, però è chiaro, è un giocatore che ormai ha giocato tanto e quindi può darsi abbia perso un pizzico di brillantezza, ma io penso in un finale di campionato fatto a maggio Croce possa essere importante. Nelle ultime 2 vittorie visto ci sono state le firme importanti, no? di Tavano e Maccarone, ti chiedo come stanno loro due, visto che sono stato un momento in cui magari non erano al top della brillantezza, adesso sembrano stare meglio, sembrano star bene insomma. Loro sono in grande crescita, hanno avuto un momento leggermente più difficile, Tavano anche con qualche problemino fisico, però è altrettanto vero che sono due giocatori che vengano, che nelle ultime 70 partite probabilmente l'hanno saltata una per una, quindi la difficoltà anche il momento è che era un momento d'appannamento normalissimo e succede a tutti i giocatori nell'arco di un campionato così lungo, noi non avevamo Michalizze e ci poteva garantire o parzialmente o in qualche partita totalmente di poterli fare recuperare. Senti, un dettaglio prettamente statistico questo va, che lascia anche il tempo che trova, però si cerca di sfatare il tabù delle 3 vittorie di fila, non c'è mai riuscito quest'anno. E in notturna mi sembra essere la prima gara dell'andata con Latina che non riusciamo a cogliere la vittoria sotto Palermo, guarda, giusto, seconda giornata Palermo. Di tabù ce ne è diversi, perché io e Crotone penso che non abbiamo mai vinto. Quindi c'è da sfatare diversi tabù, però in questo momento se si vuole un obiettivo importante bisogna sfatare tutto, chiunque, comunque battere la testa nel muro e buttarlo giù. Cioè, questo è un momento importante della stagione, quindi penso che si debba avere la forza di andare oltre a tutto e oltre a tutti, perlomeno provarci con il 105% delle forze che ci sono rimaste. Senti, fra i contro tutto e contro tutti, io quando ho visto la cosa ho avuto un attimo di sbigottimento, la resignazione rinasca per domani? Non lo so. Un arbitro con cui ci sono state discussioni in passato, però insomma 2 su 3 ce le ha rovinate, una era più forte dello Spezia, non ce l'ha fatta, però insomma.
però se il designatore ha ritenuto questo opportuno avrà avuto i suoi buoni motivi. Detto, con noi ci sono stati arbitraggi che ci hanno lasciato un minimo di perplessità, però si vede in questo momento Nasca in grande condizione se gli viene affidata una partita di questo tipo.